Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi una breve pillola di caffè, vi faccio vedere come una macchina che mi è rientrata per una manutenzione, una piccola pulizia, può contenere quello sporco che io ogni volta nei video vi parlo e che vi dico può essere il male anche per quanto riguarda il risultato in tazza del caffè, perché una macchina sporca compromette anche il risultato in tazza del caffè, quindi questa pulizia va assolutamente fatta. Come vi dico nelle recensioni che faccio le macchinette e vi invito ad andare a guardare, alcune macchine consentono una pulizia approfondita come questa Roma Edge, altre macchine invece tipo le Nespresso a modo mio sono un po' più blindate e quindi sono difficili da fare le pulizie più approfondite. Voglio che questo video sia breve, voglio solo darvi un'idea di come si fa una pulizia. Servono tendenzialmente due prodotti, un disincrostante per alcune parti e poi il decalcificante invece per la macchina, e vi faccio vedere brevemente appunto una pulizia, una decalcificazione. Innanzitutto rimuoviamo questo beccuccio che in alcune macchine si può rimuovere, tipo questa Edge, secondo me è una rimozione molto importante perché vedete quanto sporco contiene, è veramente qualcosa di molto sporco e guardate dentro che incrostazioni ci sono. Il caffè passando attraverso questo sporco veramente incredibile, ovviamente c'è il rischio che sappia di bruciato oppure di sapori non propriamente buoni per essere un caffè da bere. Mettiamo tutto questo in una bacinella d'acqua con un disincrostante e lo lasciamo agire per un po' di tempo. Io uso sempre questo disincrostante e decalcificante e vi consiglio, vi lascio sotto il link in descrizione. Perfetto, lo lasciamo agire un quarto d'ora circa. Facciamo un cucchiaino. Nel mentre possiamo andare avanti con la decalcificazione della macchina, vi invito a guardare il video sulla decalcificazione che ho già affrontato in maniera approfondita. Ora rifarò i passaggi velocemente, se volete approfondire appunto guardare il video dedicato alla decalcificazione. E ho usato un buon prodotto che sia naturale, biologico, e questo aiuta l'ambiente e aiuta anche la vostra macchinetta dove voi bevete il caffè, è meglio appunto utilizzare sempre dei prodotti poco chimici, non molto aggressivi. Bene, è passato un quarto d'ora, circa un quarto d'ora e 20 minuti, e vediamo un po' come è avvenuta la pulizia. Innanzitutto, già dall'acqua si capisce che il detergente ha fatto il suo effetto. Andiamo a risciacquare per bene e guardate come è cambiato il colore di questi due componenti. Sono veramente molto pulite e adesso sì che l'erogazione del caffè farà sì che il caffè sia veramente quello che andiamo a erogare e non quello che è rimasto nella macchina. Si rimontano in questo caso dell'aroma facendo un leggero giro, si va a incastrare perfettamente. Perfetto. Rimettiamo a posto e si fa in questa maniera, si inserisce in diagonale. In realtà prima di reinserirlo qui dovremmo fare un'ulteriore pulizia perché vedete ci sono anche qui dei residui di caffè e questo possiamo farlo con una spugnetta imbevuta sempre nell'acqua con il detergente, rimuoviamo questo pezzettino e andiamo a fare una pulizia all'interno di questo vano dove si formano dei residui di caffè. C'erano delle incrostazioni incredibili, ma ci sta perché queste parti sono un po' più difficili da raggiungere, però adesso la macchina ha già un'altra forma. Ora andiamo a reinserire la mascherina. Reinseriamo il pressacialda da parte inferiore, giriamo a destra per riavvitarlo, chiudiamo, accendiamo la macchina e andiamo a fare quelle erogazioni che servono, come vi spiegavo, per far transitare il decalcificante all'interno della macchina. Poi aspetteremo altri 15 minuti e poi andremo a erogare tutto il decalcificante, ma vi rimando, come dicevo, al video che ho approfondito per la decalcificazione della macchina. Perfetto, lasciamo agire un quarto d'ora. Perfetto, ora andremo a fare il risciacquo con una quantità di due serbatoi di acqua pulita per far sì che tutto il decalcificante esca dalla macchina e la macchina torni pulita e pronta per fare un caffè. Perfetto, andiamo a risciacquare. Perfetto, ora vi metto un bicchiere trasparente per farvi vedere come al contrario di prima, mi dispiace non vi ho fatto
un focus su che acqua sporca usciva da questa macchina. Andiamo a vedere adesso, dopo la decalcificazione, invece come è pulita l'acqua mettendo un bicchiere trasparente. Vedete un'acqua totalmente limpida, sembra una macchina nuova. È così che deve tornare dopo la vostra pulizia la macchina. Vi faccio anche vedere come si monta lo spessorino che si usa in alcune macchine Roma e nella Frog di Borbone. Questo spessorino fa sì che aumenti la pressione e il prestacialda e va impiegato solo quando la cialda inserita all'interno del prestacialda si bagna anche al di fuori del prestacialda. Vuol dire non c'è abbastanza e sufficiente pressione tra i due corpi del prestacialda e quindi va messo questo piccolo supportino. Dove si monta? In questo caso si smonta facilmente, come vi ho fatto vedere prima per la pulizia. Si mette sotto e si va a riporre all'interno della macchina. Ora la pressione della leva sarà leggermente superiore, ovviamente si possono aggiungere anche ulteriori spessorini in base a quanto la leva si va ad allentare nel corso dell'usura. Perfetto, ho provato in 5 minuti a cercare di spiegarvi come questa pulizia, che a voi ruba circa 10 minuti perché poi il resto sono tutte attese in cui i prodotti stanno agendo, ma come avete visto con 10 minuti ci se la fa pulire la macchina, e come si passa da un'erogazione di una tazza completamente sporca a un'erogazione totalmente pulita, con una notevole differenza sia per la vostra salute sia per la qualità del caffè e del risultato in tazza che poi avrete a seguito della pulizia della macchina. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, se avete dubbi commentate qui sotto, sarà per me un piacere rispondervi. Con questo vi saluto e alla prossima!